lì, non muoverti, sedi un po', adesso voltati. Per fotografare il cibo in modo naturale occorre iniziare col farlo vedere mentre viene preparato con le persone con i piatti in mano e le mani che lavorano. Questi sono spesso gli scatti più naturali nel portfolio di un fotografo. Il primo segreto potrebbe essere fotografare con la luce naturale ogni volta che si può. Per questo Mara e Angela dell'associazione Dire, Fare e Gustare si sono affidate all'interno della masseria San Pietro di Conversano ai consigli di Nico Nardomarino, che ha svelato trucchi, segreti e consigli. Come nasce l'idea? E grazie all'incontro felice di qualche anno fa con Nico Nardomarino, con il quale condivido la passione. Quello che abbiamo imparato sul campo semplicemente lo spieghiamo. Non c'è niente di accademico, è semplicemente frutto dell'esperienza diretta, cioè noi guardiamo l'oggetto e lo fotografiamo semplicemente. Sono sicuramente un certo che l'approccio migliore per avvicinarsi alla fotografia è quello di studiare il passato, grazie alla pittura, ai pittori, grazie ad altri artisti dell'epoca. Dire, fare, gustare e fotografare. Eh beh, in questo caso sì, diciamo che siamo state un po' le promotrici, abbiamo così simpaticamente spinto Nico a tenere questo corso perché diciamo i nostri manufatti spesso rimanevano così non documentati, però invece di pensare di fare delle foto anonime o che non esprimessero veramente l'essenza di quello che avevamo fatto, abbiamo chiesto a lui di darci delle dritte in questo senso, quindi siamo pronte a carpire tutti i suoi segreti. Adesso il dilemma sarà meglio gustare o fotografare? Eh beh, entrambi direi. Sarà bellissimo fotografare e quindi diciamo avere poi memoria di tutto ciò che noi prepariamo e ovviamente anche memoria nel gusto dopo averli assaporati. E che si tratti di fotografi amatoriali o professionisti, la cosa potrebbe non fare la differenza se si usano nel fotografare i cibi gli accorgimenti giusti.